Lunedì 24 alle ore 15, 630 deputati, 315 senatori e 58 delegati regionali, 3 per ogni regione, tranne la Val d'Aosta che ne ha uno, nel rispetto del principio di maggioranza e soprattutto nella tutela delle minoranze, come prevede la Costituzione, saranno chiamati a cominciare le votazioni per l'elezione del 13° capo dello Stato della Repubblica Italiana. La Costituzione italiana in merito non prevede un regolamento ad hoc per l'elezione del capo dello Stato, e un'elezione che è presieduta dal Presidente della Camera e che quindi è sotto l'ombrello del controllo del regolamento della Camera dei Deputati. Tuttavia ci sono due vincoli importanti scritti nel testo costituzionale. Il primo, che questa elezione sia fatta a scrutinio segreto e che dunque non sia riconoscibile il voto dell'elettore presidenziale quando scrive il nome nella scheda. Il secondo vincolo, notissimo, è la questione relativa ai quorum. E dunque la Costituzione prevede che dalla prima alla terza votazione vi siano i 2/3 necessari dei votanti per esprimere il capo dello Stato, che considerate numeri tali oggi sono 673 voti su 1009 votanti, cioè i componenti dell'intero plenum, e dalla quarta votazione in poi la maggioranza assoluta, cioè 505 votanti sempre su 1009, cioè l'intero plenum. A questo vincolo molto importante e naturalmente al vincolo costruito intorno alla segretezza del voto, il testo costituzionale aggiunge un terzo elemento importantissimo, ossia le caratteristiche che deve avere il capo dello Stato. Per essere eletto capo dello Stato bisogna avere più di 50 anni, o 50 anni ovviamente, bisogna godere di diritti civili e politici e bisogna avere la cittadinanza italiana. Tutti gli altri elementi, a partire dalle, come si dice, le candidature, non sono previste dal testo costituzionale. Da qui ulteriori caratteristiche che ormai la prassi ha confermato, cioè che non ci si candida per essere capo dello Stato e che tutto quello che avviene dai partiti nel dialogo fra di loro è incentivato dal testo costituzionale tramite appunto questi quorum. L'esperienza della pandemia Covid naturalmente incide anche nell'elezione del capo dello Stato ed in questo senso è importante sottolineare l'importanza che assume oggi del voto di tutti i grandi elettori, tutti e 1009 i grandi elettori, per utilizzare un termine un po' americano, ma per semplificare, i quali naturalmente, come tutti noi, sottostanno alle regole previste per la circolazione relativamente alla Covid. Tuttavia, questi grandi elettori naturalmente oggi assolvono ad un voto, è un dovere costituzionale che va protetto, perché va protetta la funzione costituzionale che gli elettori presidenziali oggi assolvono. E dunque, correttamente, un gruppo di, a mio avviso almeno, un gruppo di elettori presidenziali ha chiesto alla Corte Costituzionale comunque di poter votare anche non avendo il Super Green Pass o il Green Pass, che sono elementi necessari per trasferirsi appunto tramite il trasporto pubblico. E quindi poter arrivare a Roma e votare, un problema molto serio innanzitutto per chi vive naturalmente come elettore presidenziale per le isole. La risposta qui dell'ordinamento dovrebbe essere molto precisa e puntuale, cioè consentire a costoro che hanno scelto o di non vaccinarsi perché sono cosiddetti Novax, oppure perché naturalmente non hanno ancora il Super Green Pass, di poter comunque venire a votare, perché si tratta di un diritto di voto di tipo basico. Seggio elettorale che viene aperto per l'elezione del capo Stato è un seggio come tutti gli altri, e come per esempio quello dell'ultimo parlamentare eletto a Roma di recente nel collegio di Roma Centro, che infatti ha visto la votazione, la partecipazione al voto di elettori a quali non si è chiesto nulla. Il secondo problema, arrivati gli elettori, tutti i grandi elettori al voto, è naturalmente la possibilità che vi sia qualcuno che sia positivo o in quarantena. Ecco che sarebbe opportuno anche lì, utilizzando l'esperienza repubblicana che noi tutti conosciamo, la possibilità di istituire dei seggi Covid o più esattamente dei seggi tipo ospedaliero o dei Covid hospital, per consentire a costoro di poter votare senza al tempo stesso rischiare o di infettare altrui o naturalmente di essere messi comunque in condizioni di pericolo.